Ok, buonasera. Eccoci qui. Vi avevo promesso che avrei fatto un'altra ricettina con i nervetti del ginocchio. Li abbiamo lessati, preparati, tagliati. Eccoli qui. E siamo pronti per condirli. Bene? Quindi abbiamo i nostri nervettini, eccoli qua, già tagliati. Olio extravergine di oliva, prezzemolo tritato, un pochino di pepe, poi filetti di acciughe e un pochino d'aglio, non troppo, se no una bella arancia, e delle magnifiche olive nere. Ciao Peter! Benissimo. Prendiamo il nostro attrezzino, questo, vi ricordate? Se non lo avete va bene un frullatore a immersione, va benissimo. Quindi inseriamo nel nostro attrezzetto le acciughe e le alicette. Mischiamo per benino, chiaramente la quantità è in base al prodotto che da condire. Ciao Salvatore! Ok, ecco fatto. Dimenticavo un po' di aceto bianco. Ecco fatto, abbiamo già fatto. Mettiamo un po' di prezzemolo. Mischiamo tutto insieme. Ciao Stefania! Ciao Angelina! Angelina è pronto il ciambellone Perrino, eh? Aspetta! Eccolo qua! Bene, riprendiamo con i nervetti. Pistiamo per benino. Prendiamo un po' di aceto bianco. Ciao Rosanna! Che care, mi fate compagnia tutte quante, sono proprio contenta. Ecco fatto. Abbiamo messo un po' di aceto bianco. Ciao Giuseppe! Ok. Veloce veloce questa ricettina. Una volta che abbiamo cotto per benino i nostri nervetti, ci vuole poco. Giriamo. Ok, abbiamo messo un po' di aceto, mettiamo un pochino di olio, extravergine sempre. Ce l'abbiamo ben pulita prima, mi raccomando. Prendete i prodotti che hanno la buccia ripida. Mettiamo un altro pochino di olio, l'arancia condita è favolosa, un po' di sale, giriamo per benino, un altro pochino di sale, ciao Stefano, buonasera anche a te. Sprigiona tanto profumo.
fatto. E mettiamo un pochino di olive nere. Voilà. E ci mettiamo anche un po' di limone. Lo prendiamo subito, il limone. Ci mettiamo il succo del nostro limone. Ecco qua. Un altro pochino di olio. E un po' di pepe. O peperoncino, a seconda di quello che gradite. Stanno bene tutte e due. Vediamo ancora un po'. Un altro po' di prezzemolo, che ci sta bene. Oh, ecco qui. Un consiglio. Ciao Frank! Io sono a Roma. Baci e bracci da Roma. Ecco qua. A posto, il nostro piatto è pronto, quindi un consiglio: preparatelo qualche ora prima o il giorno prima per il giorno dopo. Sì, grazie Rosanna, si mantiene perfettamente, quindi in questo modo, preparandolo il giorno prima, si insaporisce per bene. Tiratelo fuori dal frigorifero un po' prima di consumarlo. Così potrete sentire perfettamente tutti i profumi, perché i prodotti troppo freddi non si gustano al meglio. Vanno sempre tirati, come i formaggi anche, per esempio, vanno tolti prima dal frigorifero. In questo modo potrete gustarli appieno. Quindi questo domani sarà un piatto strepitoso, bello e saporito. E soprattutto salutare, è importante. È importante che riusciamo a fare dei piatti che soddisfano il nostro palato, ma anche la nostra salute. Eccolo qua. Il nostro piattino è pronto. Bello, colorato e profumato. Ci sono i profumi della nostra terra. Grazie di tutto. Un bacio, un abbraccio e alla prossima ricetta. Grazie, buona serata a tutti.